Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6, martedì 3 settembre 2019, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali, tanta cronaca ovviamente, ma anche lo sport con la chiusura del calciomercato, l'ultima ora vissuta ieri in diretta sulla nostra emittente con la trasmissione replay di Enrico Rocchi con il collegamento con il presidente Daniele Sebastiani. Ne parleremo nel corso di questa edizione di Mattino 6, che iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani locali ed ecco il centro edizione di Pescara, l'apertura: arrestati i killer del pasticcere, Nobilio 56 anni di Loreto assassinato in Venezuela da due rapinatori. Sotto la testata lo stato delle cose circa la crisi di governo, l'appello di Conte, Di Maio difendono la nascita dell'esecutivo alla vigilia del voto del Movimento 5 Stelle su Rousseau, e poi quelli che sono gli ostacoli, la nuova partita ora si sposta sul nome del sottosegretario. Asse Abruzzo Meloni e Marsilio andrà in piazza contro il patto tra PD e 5 Stelle. E poi la fotonotizia, torniamo alla cronaca, centropagina: assalto armato alla parafarmacia, subito catturati i due rapinatori, il colpo sulla Tiburtina. Di spalla, come detto, il mercato, Pescara Calcio, arriva Drudi e Ventola va al Cittadella. Poi i richiami di cronaca: aveva 32 anni, giovane cuoco, muore a Vasto nello schianto. Oggi i funerali a Pescara, politica in lutto, morto a 66 anni Emidio Alimonti. A Montesilvano Giovanotti cerca i volontari per pulire la spiaggia. E poi nel giorno del trentennale dalla scomparsa di Gaetano Scirea c'è il ricordo nel Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, Gaetano Scirea, quel nostro eroe solitario, scomparso il 3 settembre del 1989. 30 anni fa. Andiamo ora sulla edizione di Chieti del Centro, ecco l'apertura con la cronaca: schianto, muore cuoco di 32 anni a Vasto, il giovane tornava a casa dopo il lavoro, lascia una figlia piccola. E poi a centropagina, fotonotizia: a Fara sfilano i talenti della musica, ecco i nomi dei vincitori, la manifestazione in abiti d'epoca, tutto questo a Fara Figliorum Petri. Di spalla lo sport, calcio di Serie D: Chieti preso il baby Bregasi dal Teramo, idea Ciotola. E poi i richiami di cronaca, sempre a Chieti: preso con droga e 45.000 euro sotto il letto. A Castelfrentano l'acquedotto si rompe, vigneti allagati. Ancora a Chieti, test in Ateneo per medicina, 1252 candidati. Edizione teramana del Centro, l'apertura: telefonia, un'ondata di truffe a Teramo, agenzie propongono contratti vantaggiosi solo sulla carta. E poi scendiamo a centropagina, la foto notizia con lo sport: la Sapori Veri Roseto si presenta ai tifosi, possiamo stupire nel prossimo campionato di Serie A2. Per il calcio di spalla, chiuso il calciomercato, Costa Ferrera e Florio, gli ultimi colpi del Teramo, via Infantino che torna alla Carrarese. E poi i richiami: Teramo, l'idea, un sottopasso per evitare il caos traffico, sentenza del TAR, la Team paga 117.000 euro il call center a Giulianova, soldi mai spesi per salvare il ponte a pezzi. E poi andiamo sull'edizione aquilana del Centro, questa è l'apertura: mega parcheggio torna al comune, all'Aquila, primi passi per la nuova gestione dopo il divorzio dalla MP. E poi a centropagina, fotonotizia: passeggiata delle donne raccoglie fondi per la ricerca sul cancro a Raiano, l'iniziativa delle magliette rosa. E poi di spalle la vicenda di Trasacco, il barista dice: non c'è stato lo spogliarello di conigliette, nessuno spogliarello di conigliette Playboy nel mio locale, il barista si difende dalle accuse. E poi i richiami di cronaca a Pizzoli: al distretto sanitario rubata la cassaforte, l'architetto di Avezzano Cardone, ecco la zona pedonale con posti auto. E poi a Sulmona, minacciato ex comandante della finanza. Cambiamo testata, siamo sulla prima del Messaggero Abruzzo, che apre così: regione, vertice ad alta tensione, nomine e deleghe degli assessori, il governatore nella tenaglia
di Lega e Forza Italia. Sul tavolo 145 incarichi, oggi il chiarimento sulla ripartizione, il caso dei manager sanitari. Invece a Pescara, vigili urbani in servizio 28 stagionali. Ieri sono stati presentati, più tardi vedremo anche il servizio. Sotto la testata, eventi, vivere ardendo lo spettacolo di Daniela Musini per D'Annunzio. E poi la scuola, 600 euro per i libri, corsa all'acquisto dell'usato. E poi lo sport, Serie B, Pescara, Sebastiani felice, tutti i movimenti di mercato, il patron gongola dopo il successo sul Pordenone, partiti i vari nazionali, finalmente la squadra di Zauri ha capito come mettere in scacco l'avversario. Siamo di spalla, Marsiglio contro il Conte bis, scenderemo in piazza, il senatore D'Alfonso appoggia invece il tentativo del nuovo governo. E siamo in taglio medio con la fotonotizia, generale Conti, l'inchiesta riparte dal DNA, la nuova indagine sul suicidio anomalo. E poi sempre in taglio medio la cronaca, schianto contro un'autocisterna, morto a 32 anni la vittima e il cuoco Armando Gaspari, stava tornando a casa dal ristorante a Trasacco, le conigliette, solo uno show. Andiamo avanti e siamo sulla prima della città, quotidiano della provincia di Teramo, che apre così: sarà un anno di reggenza alla ASL, con il manager Fagnano promosso la regione prepara il bando per scegliere il successore. E poi sotto la testata Campli, la diocesi replica al sindacato CISL, cava, non usiamo gli operai come fossero scudi umani. A Silvi invece il mare nella zona sud ora è pulito, come confermano le ultime analisi. La foto notizia, silenzio e lacrime per Tommaso, ieri a Bergamo i funerali del bimbo annegato in piscina a Silvi. Di spalla a Tortoreto, nonno con una vecchia Fiat Uno sfreccia sulla ciclabile. A Giulianova, piazza Dalmazia, giunta tira dritto sul progetto. E poi ancora torniamo a Teramo, pelo e contropelo sul piano asfalti, il Movimento 5 Stelle critica le inefficienze e i ritardi dell'appalto. Eventi a Teramo, Pigro, addio, consoliamoci con Leon Hendrix. E per il calciomercato, Teramo, il diavolo chiudere il calciomercato con due colpi, Costa Ferreira e Valentini. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo sui nazionali, come sempre ampia parentesi sulle prime pagine delle principali testate. Iniziamo dal Corriere della Sera. Il passo indietro di Di Maio, non sarà vice premier, oggi il voto decisivo su Rousseau, l'appello di Conte, è ora di sognare. E poi sotto la testata, chiuso il calciomercato, Icardi, addio all'Inter, va in prestito al Paris Saint-Germain. E poi in taglio medio, ecco la foto notizia, Dorian devasta le Bahamas, ci sono morti per le strade, paura per l'arrivo in Florida, cancellati tutti i voli. Di spalla, codice rosso, il procuratore di Milano, donne minacciate, siamo sommersi dalle denunce. Proseguiamo con la prima del Fatto Quotidiano, c'è del verde nel programma, nessun vice, doppia rinuncia, PD 5 Stelle nei punti, stop inceneritori e trivelle, green economy, pene più alte per gli evasori, agli evasori. Poi il voto Rousseau, appelli alla base, Conte, non tenete le idee nei cassetti, usatele. Di Maio, salviamo le nostre leggi. E poi ancora artisti, attori, scrittori e sportivi per il sì al governo. Proseguiamo con la prima di Repubblica, la roulette Rousseau, questa è l'apertura, accordo per il governo giallorosso, il leader 5 Stelle cede, non ci saranno vice premier, da Conte appello agli elettori grillini per il sì, sarà un esecutivo forte, decreto sicurezza e autostrade, ultimi nodi da sciogliere. Stasera il verdetto online, le parole di Di Maio, non c'è un voto giusto o sbagliato. Poi a centropagina la fotonotizia con l'ultimatum del premier britannico Johnson, che dice Brexit subito o elezioni. In taglio basso il video con la pistola, sono fascista e so chi ha ucciso Diabolik, il tifoso della Lazio ucciso a inizio agosto. Andiamo avanti con la prima pagina del giornale, parte il governo dei perdenti, giallorossi di vergogna, fine della manfrina, PD e 5 Stelle si dividono le poltrone, oggi la farsa Rousseau e subito aprono i porti, dalle nuove ONG sbarcano tutti. E poi ancora la storia di Santo Peluccia, il saluto dei parà della Folgore all'ultimo leone di El Alamein.
Andiamo avanti con la prossima testata, che è quella del Manifesto, che apre così Democlic. Poi ancora dietro fronte di Luigi Di Maio, non sarà vicepremier. Appello del presidente incaricato Giuseppe Conte alla base grillina. Governo forte e stabile, basta dubbi, è il momento di sognare, di cliccare. I 5 Stelle oggi decidono tutto con la piattaforma privata Rousseau. E poi in taglio medio, mare Ionio e Lifeline, doppio sbarco, resta ancora in mare davanti all'isola di Malta la Alan Kurdi. Proseguiamo e siamo sulla prima del mattino, in questa l'apertura. Di Maio cede, sfida su Rousseau, il leader 5 Stelle rinuncia al ruolo di vicepremier, ipotesi farnesina, ministeri, ultime spine, appello di Conte agli iscritti alla piattaforma internet, Zingaretti, fatti passi in avanti. Poi anche sul mattino trova spazio sotto la testata la situazione meteo, ovvero difficile nelle Bahamas, il paradiso devastato da Dorian, Florida, milioni in fuga. E poi scendiamo in taglio medio, caccia al posto nel caos, migliaia in coda, concorsone in campagna, prime prove in ritardo di ore tra svenimenti e speranze. Poi la confessione shock, il camerata in coda, ultra con la pistola, diabolico ucciso dalla vera mafia. Andiamo avanti con la prima del Messaggero, l'apertura dedicata ovviamente alla politica. Di Maio rinuncia, ultime spine, passo indietro sul vicepremier, c'è l'ipotesi farnesina, oggi il voto decisivo su Rousseau, appello di Conte ai 5 Stelle, Zingaretti si va avanti, sono ottimista, ma è scontro sui ministri. Sotto la testata lo sport con le due facce, diciamo così, dello sport, da un lato il caso Cagliari, Lukaku, vittima appunto di alcuni burazzisti, attacca i cori, la FIFA, le partite vanno sospese e per il calciomercato ecco Kalinic e Mkhitaryan, la Roma cambia, Icardi va al Paris Saint-Germain. Andiamo poi in taglio medio, il programma, tornando alle vicende del governo, c'è la legge elettorale, resta il nodo sicurezza per la manovra maxi dote da 20 miliardi. E poi ancora la foto notizia, l'incoscienza degli alpinisti salvati contro la loro volontà. A Lavaredo rifiutavano i soccorsi, pagheranno 22.500 euro. E poi ancora il capultra arrestato, dirò al PM Gratteri che ha ucciso Diabolic, il video shock di Fabio Gaudenzi legato a Piscitelli. Gli inquirenti teme di essere anche lui nel mirino. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Sole 24 ore, l'apertura, con tanti controlli da 10.000 euro, fronte anti-riciclaggio, da settembre comunicazione Banca Italia per chi utilizza liquidi oltre la soglia mensile, le informazioni renderanno più efficaci le verifiche sulle operazioni sospette. In taglio medio le vicende del governo, Conte con Movimento 5 Stelle e PD, grande opportunità, Di Maio, non sarò il vice, oggi il voto degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, nell'accordo per il governo entra la riforma della legge elettorale. La foto notizia con Franco Mella, sacerdote attivista a Hong Kong, rivivo il 68 di Milano. La prima pagina di Libero che apre così, il conte Dracula si accinge a succhiarci il sangue, patrimoniale, aumento del debito, nuova stretta sui pensionati, mance a pioggia, spese per i migranti, avremo un altro esecutivo contro chi lavora e paga le tasse. Di Maio costretto a mollare la sedia da vicepremier, il governo dell'orrore si fa. E poi in taglio medio, politici in cerca del quid, Di Battista uscito dalla porta può rientrare dalla finestra, e da quest'altra parte, anziché pensare a Forza Italia, la Carfagna attacca la Lega. Avanti con la prima pagina del Tempo, Conte vede la luce e si fa subito buio, appena il Premier annuncia l'accordo di governo si abbatte un fulmine su Palazzo Chigi, via la corrente mentre il Movimento 5 Stelle e il PD litigano sul programma e Di Maio fa un passo indietro. Poi nel Tempo di Osho questo interrogativo che viene abbinato al volto di Matteo Salvini, oddio come si hackeravano le piattaforme digitali, oggi il voto su Rousseau, c'è chi spera nel no. Di spalla il bollettino nella crisi, primi sondaggi dopo lo strappo, le nozze coi Dem riempiono di voti i 5 Stelle. E poi in taglio medio
rientro con delirio, pronti via, la capitale va in tilt, la città si ripopola e ritornano i soliti problemi, traffico impazzito, allagamenti e strade chiuse per il maltempo. La prima pagina della Stampa, l'apertura, Di Maio arretra e sblocca Dorian, colpisce le Bahamas, morti per le strade. Andiamo avanti, siamo sulla Prima del Secolo che apre così il dovere di Mattarella, la gestione della crisi è appesa a Rousseau, il presidente resti arbitro e sciolga le camere. E poi i tre richiami a fondo pagina, Meloni dura contro le ONG, prepotenza inaccettabile. E poi le parole di Paragone che accusa a Forza Italia, sosterranno il Conte bis. Conte che è diventato del PD e la rete lo massacra. Questo è il terzo richiamo a fondo pagina del Secolo. La prima pagina della Verità, ecco l'apertura, oggi il voto su Rousseau, esito non scontato, gli iscritti 5 Stelle possono far saltare le trame di Conte. Di Maio rinuncia a fare il vice premier, però avverte, governo sì, ma non a ogni costo, dipende tutto dall'esito della consultazione. Appello del premier, non tenete i sogni nel cassetto, ma tra i militanti i malumori per l'inciucio con il PD sono fortissimi. In primo piano, nella foto notizia, ecco qui quando Spadafora voleva darsi fuoco per amore del capo della cricca ed è in corsa per Palazzo Chigi. Andiamo avanti con alcuni richiami in taglio medio, controllo dei servizi segreti, la Lega non ci pensa neppure a mollare le commissioni, anzi vuole anche il Copasir, la scuola al ciocco, Renzi principe dei tranelli, ma è questa la politica da insegnare ai giovani? E quindi la banca della sinistra, Fattori fatto fuori dal giglio magico perché ho osato denunciare Monte Paschi. Siamo ora sulla Prima del Secolo XIX, Di Maio dà luce verde al governo, appello di Conte per il voto online, il Premier chiede il sì degli iscritti alla piattaforma Rousseau, il leader 5 Stelle rinuncia al ruolo di vice. E andiamo a chiudere questa ampia parentesi sulle testate nazionali con l'Avvenire che apre con Aspettando Rousseau, oggi voto online degli iscritti 5 Stelle sul governo, Conte cambiamo l'Italia, Di Maio rinuncia a fare il vice Premier, ora completata l'intesa con il PD, appelli per il sì del movimento, nel programma entra anche la riforma della legge elettorale. E poi la foto notizia, Concistoro per 13 cardinali, le nuove scelte di Francesco, dialogo e missione, parlano Lopez Romero, Ramazzini e Zuppi. E poi ancora il caso in taglio medio, i profughi a terra, sequestri e accuse, una nave forza il divieto, Mare Ionio, motivi sanitari. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo su quelli locali e andiamo subito su pagina 4 del Centro, ecco qui l'apertura di pagina per 54 navigator, primo giorno di lavoro, ecco cosa è accaduto nei centri per l'impiego, nessuna calca per ora, ma tra 7 giorni saranno convocati i disoccupati. E poi ancora tra i beneficiari della misura, pochissimi giovani, tante donne e cinquantenni che hanno perso il posto, la maggior parte di loro possiede solo il titolo di licenza media, parliamo chiaramente del reddito di cittadinanza. Ogni consulente dovrà farsi carico di gestire almeno 150 persone, dalla provincia di Chieti il numero più alto di richieste di manodopera da parte delle aziende. E poi in basso il reddito a quasi 44.000 abruzzesi, ecco i numeri esatti di chi viene aiutato, il record a Pescara e poi Montesilvano. Andiamo su pagina 5 con le parole del governatore Marsiglio. Marsiglio, scendo in piazza contro Conte, il presidente al fianco della leader di Fratelli d'Italia Meloni, poi annuncia la firma imminente di Zavattaro e accoglie la DG Morgante. Poi ancora il vertice per le poltrone slittato a oggi, ecco quali sono le richieste di Forza Italia. La replica del centrosinistra, ma Paolucci lo
incalza, snobba i nostri 5 progetti di legge. E Legnini indaga sulla crisi della politica, l'ex vicepresidente del CSM pubblica il libro I poteri pubblici nell'era del disincanto, scritto con Piccioni. Però torniamo all'apertura di pagina con le parole del presidente della regione Marsiglio e vediamo a tal proposito il servizio confezionato ieri dal TG6. Pronto a scendere in piazza contro il governo nascente giallorosso, il presidente della regione Marco Marsiglio non si nasconde e critica il nuovo esecutivo. Si appresta a nascere un nuovo governo, io raccoglierò l'invito di Giorgia Meloni a stare in piazza a protestare contro la nascita di questo governo che ritengo distante dai problemi del paese e dalla sensibilità degli elettori, come si è dimostrata ormai lungo tutto l'anno in tante elezioni, a cominciare da quella dell'Abruzzo, compresa quella della regione Abruzzo, ma non ultime le elezioni europee. Penso che la Costituzione, è vero che dà centralità al Parlamento nella indicazione al capo dello Stato del governo della nazione, però la Costituzione dice anche chiaramente che la sovranità appartiene al popolo e bisogna saper interpretare questa sensibilità. C'erano tutte le condizioni, ricorrevano tutte le condizioni per uno scioglimento anticipato e per un governo che fosse espressione della volontà popolare. Qui rischiamo un governo molto distante dalla maggioranza degli elettori, un governo fatto di, che ha come unica ragione quella della sopravvivenza a se stessa di una classe politica. Temo che le stesse contraddizioni che ha vissuto il governo giallo-verde si riprodurranno magari in maniera simmetrica e contrapposta sui temi anche nel governo giallorosso. L'Italia non ha bisogno di governi che non sappiano decidere e che devono negoziare in maniera estenuante ogni singolo provvedimento, ha bisogno di governi coesi. Oggi una maggioranza popolare c'è e se si votasse si registrerebbe anche in Parlamento e ci sarebbe un governo coeso capace di assumere decisioni e di non avere incertezze. Ecco, io temo invece un periodo di continua liti, di continua indecisione, di incapacità di assumere scelte strategiche fondamentali e poi dopodiché naturalmente la correttezza istituzionale ci imporrà e ci porterà a dialogare con il governo che nascerà e a continuare a portare avanti i dossier che riguardano la regione Abruzzo. Il Presidente ha poi assicurato che a breve si chiuderà anche il cerchio riguardo le nomine della sanità abruzzese. Abbiamo individuato i dirigenti di 2 ASL, nelle altre 2 stiamo attendendo per Teramo che il dottor Fagnano prenda servizio come direttore del Dipartimento e faremo quindi il bando, Fagnano non ha ancora preso servizio come direttore del Dipartimento proprio per assicurare la continuità amministrativa e la chiusura di alcune pratiche nella ASL. Su Pescara c'è una vicenda che conoscete perché è stato contestato il mancato raggiungimento degli obiettivi al direttore generale che ha, come prevede la norma, prodotto le sue controdeduzioni e quindi siamo in fase di discussione di queste posizioni. In ogni caso Mancini ha il contratto e la piena direzione dell'azienda. Sull'Aquila e Chieti dobbiamo solo definire gli ultimi passaggi amministrativi, la prossima settimana verranno formalizzate le delibere anche per queste ASL, quindi per la sanità Abruzzo di rinnovamento e di rilancio. Pagina Abruzzo, sempre sul centro, caccia, diffidati governatore e assessori, niente calendari venatori bis, già pronta una richiesta di risarcimento dei danni alla fauna se la regione aggira il TAR. La reazione immediata delle 2 associazioni in attesa del secondo round in tribunale previsto per il 25 settembre prossimo. In taglio medio l'Abruzzo diventa Cenerentola dello sport, Benino Teramo, 53° posto della classifica del Sole 24 Ore, poi Pescara, meno 15 gradini, Chieti e L'Aquila. In taglio basso a Francavilla l'Infedema, gli esperti a convegno il 7 e l'8 settembre, iniziativa formativa per medici e fisioterapisti. Proseguiamo, siamo a pagina 11, il cammino dei Vignandanti, turismo enologico, 3 tappe nel Chietino, enotrekking alla scoperta della vendemmia dei migliori vigneti abruzzesi, previste soste nelle
cantine del territorio. E ora le pagine di Pescara, subito la cronaca, il colpo sulla Tiburtina, due arresti, rapina armata in parafarmacia, presi i banditi, traditi dai tatuaggi. La polizia ha individuato i due uomini che il 20 agosto hanno portato via 480 euro usando una pistola, una telecamera li ha ripresi prima di entrare nel negozio. Dopo una perquisizione hanno confessato. E qui alcuni dei momenti. Il primo bandito fa irruzione in farmacia armato di pistole, il complice entra subito dopo, il malvivente si impossessa dei soldi in cassa. Tutto questo nei tre fotogrammi riportati sulla pagina del centro. Andiamo avanti, gli ex dipendenti delle Naiadi, fateci tornare a lavorare. I 30 ex operatori della struttura sono ancora in attesa della riapertura dell'impianto. I sindacati chiedono un nuovo incontro con la regione, il gestore quasi pronti per tornare operativi. In taglio medio la denuncia del consigliere comunale UDC Pignoli, stadio senza seggiolini, spettatori penalizzati. E poi la cerimonia ieri in comune, ecco i 30 nuovi vigili in servizio per 4 mesi. Proseguiamo ancora con questo lutto che ha colpito la città di Pescara, addio ad Ali Monti, l'architetto e politico che aiutava i poveri. E morto a 66 anni l'ex consigliere regionale di Forza Italia, originario di Guardia Grele, oggi i funerali a San Donato. Proseguiamo, scuola, il caso, bando pubblicato tardi, 10 prof senza la cattedra, Mistigoni Belisario, avviso reso noto il 30 agosto ma scadeva il giorno prima, così gli insegnanti perdono il diritto di prelazione, già annunciato il ricorso. Ancora l'impresa di 100 anni fa, Fiume e D'Annunzio, gli artisti celebrano lo storico volo del Vate, Placido, Sgarbi, Musini, Mogol, Ruggeri e Silos Labini, le star della festa della rivoluzione dal 6 al 15 settembre. Qui vediamo nella tabella gli appuntamenti principali con gli artisti che appunto sono stati appena citati sul centro. Avanti ancora, siamo ora sulle pagine di Montesilvano, ci si avvicina al Giova Beach Party e Giovanotti cerca volontari per la spiaggia. Si chiamano Beach Angels, dovranno ripulire il litorale dopo lo spettacolo. In cambio panino, divisa e show gratis. Tutto questo a 4 giorni dal grande evento. La cooperativa Erika inizia il reclutamento, domande entro il 5 settembre. L'artista polemizza contro certo ambientalismo, più inquinato dello scarico della fogna di New Delhi. E poi ancora all'opera 40 bagnini con cani e moto d'acqua per il servizio di salvataggio, scelta la compagnia del mare, il personale su zattere galleggianti. Quindi questi sono altri provvedimenti, altre iniziative proprio in vista del mega evento. E sabato il parcheggio costerà 10 euro, la giunta fissa la tariffa, incarica il dirigente del settore di trovare la ditta che gestirà i posti auto. Proseguiamo. Via Salieri entro l'anno le assegnazioni delle case, sempre a Montesilvano, sopralluogo del sindaco De Martinis di Cozzi e Forconi al cantiere. La prossima settimana sarà pronto l'ascensore, poi il bando per i 12 appartamenti. Proseguiamo, siamo a Francavilla al Mare, amianto a Francavilla, ultimatum ai proprietari, il 30 agosto primo sopralluogo in via Vergini delle Rocce, altri a metà mese, il comune pronto con le ordinanze, servono almeno 60 giorni per la bonifica. In taglio medio, premio Michetti, successo straordinario, il direttore Cavuti, Francavilla si conferma città di arte, cinema e cultura, lavoriamo per il 2020. E poi ancora, l'abruzzese ucciso in Venezuela, il pasticcere Nobilio, che è appunto originario di Loreto Aprutino, arrestati i due assassini del pasticcere, fermati gli uomini che avrebbero sparato al 56enne originario di Loreto Aprutino per rapinarlo, sequestrata una pistola. Ecco la vittima, Clemente Nobilio, e i due presunti assassini del pasticcere.
appunto. In taglio medio a Manopello, traffico a velocità ridotta con le zone 30, approvata la proposta delle consigliere Toppi e Colalongo per 4 aree dello scalo. Proseguiamo, andiamo sulle pagine di Chieti del centro, subito la cronaca: preso con la droga e 45.000 euro, i soldi nascosti sotto il materasso. Umberto Di Rocco, 32 anni, rinchiuso in carcere, il carico di marijuana nel porta oggetti dello scooter, le banconote trovate a casa anche tra piatti e bicchieri, sequestrata pistola a salve senza tappo rosso. L'uomo in passato è già finito nei guai, la compagna prova a difenderlo: quei soldi sono i miei risparmi. E poi ancora, di spalla, Ateneo d'Annunzio, test d'accesso a medicina in 1252 a caccia di 236 posti. In taglio basso, morto a 25 anni, il PM ordina l'autopsia, il giovane è rimasto vittima dello schianto a Filetto, non indossava il casco, un intero paese in lutto. Proseguiamo, ed un'altra tragedia sulle strade: cuoco di 32 anni muore nello schianto. Armando Gaspari tornava a casa dopo il lavoro, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un camion cisterna, lascia una figlia piccola. E poi ancora in taglio basso, sempre la cronaca: accoltellati dal vicino, coniugi in ospedale, feriti i titolari del ristorante Ferri durante una lite, i carabinieri bloccano l'aggressore, un 35enne vastese. Tutto questo è avvenuto appunto a Vasto. Le pagine di Teramo con l'allarme per i promessi risparmi che però sono inesistenti, telefonia, una ondata di offerte truffa, diversi raggiri messi in atto in provincia agenzie a nome delle compagnie, i contratti comportano spese esorbitanti, parla appunto l'associazione Robin Hood, tante segnalazioni sia per i fissi che i mobili, verificate sempre con i numeri verdi delle società telefoniche se la proposta è reale. E poi ancora, in taglio basso, i terremotati chiedono a Conte una svolta, il premier designato incontra i comitati delle regioni colpite e si impegna sulla ricostruzione. Proseguiamo e siamo in Val Vibrata, Alba, vanno in tilt 3 semafori. L'ultimo caso vicino al Gattopardo, forse per un atto vandalico, disagi al traffico per una settimana. E poi ancora, siamo ad Atri, sdoppiato l'istituto superiore, alcune classi a Palazzo Cicada, ad Atri appunto, per le tante iscrizioni tutti i licei tranne lo sportivo andranno agli Illuminati, il resto allo Zoli che ha aperto una succursale nello storico edificio. Il sindaco dice è la sua destinazione naturale. Di spalla, zero inquinamento, Silvi, le analisi dell'ARTA confermano la balneabilità, in particolare nel tratto sud della città. Siamo sulle pagine dell'Aquila, ecco qui piano viabilità, presto la manutenzione, mega parcheggio, parte la nuova gestione. Il comune ha preso possesso della struttura, l'assessore Mannetti dice diventerà un punto strategico della mobilità, prevista anche la sistemazione di un infopoint con la vendita di biglietti dei treni e mappe interattive. In taglio basso, il docufilm su Ovidio, Sbarca a Venezia, presentazione al Festival del Cinema, progetto curato dalla dirigente scolastica Fantauzzi. E proseguiamo ancora con la cronaca: ruba 8 kg di marijuana, giovane finisce in carcere a Prato La Peligna, è stato sorpreso in un campo per la coltivazione autorizzata, in macchina aveva alcune dosi di eroina, contestati il furto e lo spaccio. E poi in basso la vicenda di Trasacco, il barista dice nessuno spogliarello, taricone al prete di Trasacco, serata senza scandali, coincidenza non voluta. Lasciamo per ora le pagine del centro, ci torneremo poi per lo sport. Adesso andiamo su quelle del Messaggero Abruzzo. Ecco qui, si riparte con la politica, la verifica in regione, Lega e Forza Italia, pressing su Marsiglio. Oggi summit decisivo sulle nomine, gli azzurri criticano la ripartizione. Carroccio a muso duro nel mirino le deleghe su Agir ed edilizia scolastica, il governatore ostenta serenità, sui manager delle ASL la quadratura è ormai vicina.
E ora le pagine di Pescara, ecco qui, vigili, mamma e figlio, tra i rinforzi la sorpresa di Loredana Monticelli e Davide Pietrangelo tra gli ausiliari della Polizia Municipale appena arruolati. Sono 28, resteranno fino a fine anno, niente armi e notturni. Al comando la grande festa per i 4 colleghi in pensione. Il comandante Maggitti dice: possiamo contare solo su 122 effettivi, si parla di assunzioni ma non ci sono certezze sui numeri. E poi ancora Di Matteo, Casalena, Cantera e Di Giorgio ai saluti: ai nostri tempi non c'erano cellulari per urgenze, telefonavi al bar. E allora vediamo il relativo servizio realizzato ieri dal TG6. Da ieri 30 nuovi agenti della Polizia Municipale di Pescara sono in servizio a tempo determinato, lo saranno fino a fine anno. Una boccata di ossigeno, comandante, per la carenza ormai cronica di organico della Polizia Municipale di Pescara. Sì, ci voleva, è stato un iter lungo e complesso, avevamo fatto richiesta già da febbraio, dopodiché per quelle che sono situazioni di carattere burocratico non abbiamo potuto fruire di questo contingente durante l'estate. Nel frattempo abbiamo avuto tante nuove mancanze rispetto all'anno scorso di questi tempi, agiamo con un organico ridotto di 22 unità tra pensionamenti, malattie e mobilità intersettoriali, per cui questi nuovi 30 assunti, che ovviamente saranno tutti sul lavoro esterno, tutti quindi come maggiore riferimento della cittadinanza, sono una boccata d'ossigeno e che probabilmente ci permetterà anche di ampliare qualche turno, salvo verificare le esigenze dell'amministrazione, e che ci permetterà di intervenire con maggiore prontezza su una pluralità di situazioni. Il concorso è già in essere, lo so perché sono il presidente della commissione, quindi la fase preselettiva è stata già fatta nel mese di maggio, il 3 maggio, quindi ci sono 107 candidati idonei alla preselezione. Adesso spero con la commissione nel mese di ottobre di poter riniziare l'iter e di porre in essere quelli che sono le due prove scritte nei confronti di quelli che sono anche qui tanti candidati che hanno meritato di essere alle prove scritte. Sempre sul Messaggero e sempre sulle pagine di Pescara, due arresti per la rapina in farmacia. La squadra mobile ha risolto il caso. Il 20 agosto scorso i due, uno con pistola, assaltarono la cassa della Fedelfarma. E poi ancora città sicura, Marsiglio incontra Misiti in questura. E poi addio all'architetto Emidio Alimonti, ex consigliere regionale. Avanti ancora, siamo sempre sulle pagine di Pescara, Daniela Musini, l'ultima diva dell'immaginifico, la protagonista di Vivere Ardendo, in scena domenica all'Aurum, racconta la passione per il palcoscenico e il vate. Interprete e autrice di successo, da ieri si gode la pensione da insegnante, ma intensificherà gli impegni in teatro. E poi ancora un festival per il D'Annunzio rivoluzionario, dal 6 al 16 settembre un ricco calendario di eventi a 100 anni dell'impresa di Fiume, Sgarbi, Mogol, Placido e Ruggeri, i più attesi, e vediamo anche in questo caso il servizio realizzato dal TG6. 9 giorni di grandi eventi e con grandi nomi per la festa della rivoluzione, D'Annunzio torna a Pescara. L'evento organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'amministrazione comunale del capoluogo adriatico per rendere omaggio alle imprese fiumane del Vate. La manifestazione è stata presentata oggi all'Aurum alla presenza del presidente della regione Marsiglio, del presidente del Consiglio regionale Sospiri e del sindaco Carlo Masci. Torna alla città dove è nato, dal Vittoriale, dove lo celebrano con tutti gli onori e in ogni occasione, diventando anche un grande momento di attrazione turistica. Torna a Pescara, cresciuto dove Gabriele D'Annunzio è nato, torna per l'anniversario di quella che fu chiamata l'impresa di Fiume, cioè 100 anni dopo, che è un momento per rivedere ciò che fu quel periodo storico che è stato tra la prima e la seconda guerra mondiale, in un'ottica di pacificazione del Medio Adriatico, appunto a 100 anni. Torna per farsi riscoprire agli abruzzesi, ai pescaresi e a tutti gli italiani come il più grande innovatore dei costumi
dell'arte, della poesia e del teatro che in quel periodo storico il mondo ha avuto. Non a caso a Fiume vi erano contemporaneamente Toscanini e Marconi, cioè il più grande scienziato del momento e il più grande direttore d'orchestra del momento. Torna per un grande, a mio avviso, un grande momento culturale in cui c'è di tutto e di più, dalla musica al teatro, dal gusto al fumetto, dalla satira alla riflessione politica, alle mostre documentali e alle mostre sulle passioni di Fiume. Torna e per restarci, per preparare i 100 anni della costituzione del Carnaro e come avviene per tutti i figli illustri di questa regione, da Benedetto Croce a Flaiano, è giusto che anche Gabriele D'Annunzio, che è il figlio più illustre della nostra regione, possa essere ricordato, analizzato, studiato ed evidenziato nel miglior modo possibile. Non è mancata qualche polemica con la commissione di vigilanza del comune di Pescara, che ha chiesto lumi sulle spese sostenute dall'ente per la manifestazione. L'opposizione fa il suo lavoro, in questo caso credo che non lo faccia bene, perché stiamo parlando di D'Annunzio, del personaggio più importante che Pescara ha mai avuto. Le spese sono tutte rendicontate per eventi importanti. Il Comune di Pescara spende i suoi soldi per qualche evento, ma ha iniziative per circa 250.000 euro, di cui buona parte messi dalla Regione, quindi l'investimento per Pescara è minimo, tant'è che doverosamente ringrazio la Regione, il Presidente del Consiglio regionale, il Governatore, per questa importante iniziativa che stiamo conducendo insieme e che vede comunque Pescara protagonista. Sempre sul Messaggero, Giovaparti, volontari per la pulizia ai Beach Angels, ingresso gratis e panino, ma aiuteranno nella raccolta differenziata. Conto alla rovescia per il concerto del 7 di settembre, operai acrobati per il montaggio del grande palco. E poi ancora, topi nelle case, il comune vuole rimuovere le magnolie di Via Roma, il sindaco De Martinis attende il parere della soprintendenza sulla rimozione e sostituzione delle grandi piante. E poi in taglio medio, PD a congresso in 3 mesi, Tocco saluta Fina Garante, confronto pacato e costruttivo, il 14 settembre l'Assemblea dovrà approvare il regolamento. Pagine dell'Aquila, sempre sul Messaggero, scuola De Amicis, i lavori al consorzio stabile 6, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della MGM scavalcata dall'impresa che poi ha ottenuto l'appalto, l'esclusione a causa di un'inchiesta che ha coinvolto l'amministratore dell'azienda che aveva vinto la gara. A disposizione quasi 16 milioni in parte raccolti con un concerto di Mannoia, Pausini, Nannini, Giorgia ed Elisa. E poi ancora in taglio medio, recuperate il nostro palazzo sotto il viadotto Ponte Belvedere, gli inquilini del Civico 29 vogliono rientrare nel programma di restyling. E poi in taglio basso, Porta Barete, arriva il via libera di Mattarella. Proseguiamo, Cotugno, Calvario senza fine, 4 sedi, ancora un anno con lo spezzatino Calvisi, speriamo che sia l'ultimo. E poi ancora, fuga degli specializzandi e scontro l'Ateneo, via solo chi ha diritto, la lettera della Minerva, l'università sprecherà soldi per resistere alle istanze. Proseguiamo, siamo alla morte del generale Conti. Conti si cerca il DNA su un mozzicone, la sigaretta spenta fu trovata vicino al cadavere del generale dell'arma, esaminate anche le macchie di sangue sulla camicia. Il 16 settembre iniziano le operazioni del RIS di Roma, nuovi testimoni verranno sentiti sull'incarico alla Total, l'ipotesi di reato è istigazione al suicidio contro ignoti, respinta la richiesta di archiviazione. E poi ancora, taglio medio, tanti orsi nei centri abitati vogliono cibo che talvolta manca nelle riserve, in particolare tutto questo a Pescasseroli. In taglio basso, le conigliette, solo uno spettacolo per attrarre gente. Giuseppe Taricone, il titolare del bar nel mirino del parroco, niente spogliarelli, solo divertimento.
Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti, stadio del nuoto, il comune ha deciso la gestione diretta, l'assessore Viola al sindaco, le piscine non chiudono, l'attività ripartirà a breve, Marzoli del PD attacca, ennesimo fallimento, ora è caccia ai soldi per pagare tutte le spese, Teate Servizi si tira fuori, alla scadenza ci ha rimesso ogni anno 140.000 euro, di spalla Vivi Teate ai Tempietti, ospite la star Costabi, la rassegna parte oggi alle 18 con l'inaugurazione della mostra Compagnia dei Pittori. Proseguiamo, siamo a Vasto, muore nel frontale con l'autocisterna, la vittima è un cuoco di 32 anni, stava tornando dal lavoro e nella zona di San Lorenzo è finito sulla corsia opposta, il conducente del mezzo pesante ha tentato di evitare l'impatto, la vittima originaria di Abbiategrasso lascia una figlia piccola, tra le ipotesi c'è quella di un malore improvviso, raccolte anche le testimonianze. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Teramo, reddito di cittadinanza, patto con 10 navigator in provincia, sono 3.887 i beneficiari dell'assegno, ora inizia la seconda fase, ieri si sono insediati i manager che dovranno fare proposte di lavoro, le nuove figure professionali sono 3 a Roseto, 3 a Giulianova, 2 a Teramo e 2 a Nereto. La dirigente Renata Durante dice grazie a Dio sono arrivati, ora incrociamo le dita. E poi di spalla, piano asfalti, il sindaco, procedura corretta, il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni dell'assessore Di Bonaventura, del dirigente e di D'Alberto. Ovviamente tutto questo sempre a Teramo. E poi in basso, bimbo annegato in piscina, il bagnino, ho fatto il possibile per salvarlo, ieri peraltro i funerali a Bergamo dello sfortunato Tommaso Galizzi. Andiamo avanti, siamo a Giulianova in questo caso, il comune blocca il TFR dell'ex sindaco, congelato il pagamento della liquidazione a Mastro Mauro in attesa della decisione della Corte dei Conti sui compensi. L'ex primo cittadino ha riunito nel suo studio i componenti delle due giunte per capire il da farsi, azioni a nostra tutela, percepiti in più circa 228.000 euro nei due mandati contestati dall'attuale amministrazione. E poi sempre a Giulianova, Orsini 63, notificati gli sgomberi, i condomini vanno dall'avvocato. Lasciamo il Messaggero, anche in questo caso ci torneremo per le pagine dello sport, andiamo ora sulle pagine del quotidiano La Città e qui siamo a pagina 3, allerta arancione in tutta la regione, è emesso l'allarme idrogeologico per la giornata di oggi lungo tutta la costa abruzzese e nella Alto Sangro, i bacini più a rischio sono quelli del Tordino Vomano, del Pescara e del Sangro per il possibile verificarsi di fenomeni temporaleschi. Il monitoraggio, il centro funzionale seguirà la situazione attraverso la rete radar e il sistema di protezione civile. E poi ancora, siamo in questo caso a Teramo, la vertenza della cava, sono 10 anni che l'azienda non paga, il vescovo di Teramo preoccupato per i lavoratori della cave Canem, replica indirettamente al sindacato CISL, l'azienda lavora sui terreni in affitto dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, col quale è aperta una battaglia legale con pignoramenti. E poi ancora la CISL chiede l'intervento del vescovo per fermare i pignoramenti che mettono a rischio il lavoro di 15 famiglie. La diocesi puntualizza che c'è una vertenza aperta da 10 anni che la società non ha mai voluto risolvere. Avanti ancora, pelo e contropelo del Movimento 5 Stelle sul piano asfalti, la consigliera Ciammariconi svela cantieri bloccati per le inefficienze dell'assessorato e degli uffici comunali. Un anno di annunci, cifre esagerate, fondi non trovati, procedura di gara sbagliata e cantieri in ritardo. La lista dell'assessore cerca di parare il colpo e invita il Movimento 5 Stelle a presentare le sue rimostranze in assise. Avanti ancora, un anno di reggenza alla ASL di Teramo, nomine nella sanità, il governatore Marsilio ha annunciato il bando per la selezione del successore di Fagnano. E poi pagina 8, niente fondi, a rischio pigro per Ivan Graziani. L'8 settembre in Piazza Sant'Anna il concerto di Leon Hendrix, fratello del leggendario chitarrista di Woodstock. E poi ancora a pagina 9, Villeroi definiti sotto via
e bonifica, viabilità e ambiente al centro del confronto tra l'amministrazione d'Alberto e il gruppo Gabrielli. Passiamo a pagina 13 dove si parla di viabilità, lavori da 1 milione a Campli e Cortino, iniziato ieri mattina l'intervento per sistemare gli asfalti finanziato con i fondi del Masterplan 2.1, l'intervento prevede la sistemazione e la pavimentazione di tratti sulle provinciali 47, 47A, 47C a Cortino e sulla strada provinciale 51 a Campli. Proseguiamo ancora, pagina 14, in macchina sulla ciclabile di Tortoreto, a bordo di una Fiat Uno sfreccia tra i ciclisti increduli, poi rientra sulla carreggiata del lungomare. Pagina 15, Piazza Dalmazia, la giunta tira dritto, è stato approvato il piano di fattibilità del progetto riqualificazione, la richiesta, il comitato Lido aveva chiesto di poter esaminare il progetto per poter dire la sua. Siamo ora a Roseto, iniziati i lavori alla discarica sul Vomano, l'intervento per la messa in sicurezza sarà completato entro novembre, il comune ha deciso di intervenire prima delle piogge autunnali che potrebbero peggiorare la situazione. E poi ancora siamo alla vicenda della morte in piscina del piccolo Tommaso, silenzio e commozione ai funerali di Tommaso, ieri pomeriggio l'ultimo saluto al bambino di 5 anni morto mentre era in vacanza a Silvi con la famiglia. Sono 4 i nomi iscritti dal pubblico ministero Enrica Medori sul registro degli indagati per omicidio colposo. Avanti ancora e apriamo ora la pagina ampia dello sport. Ecco qui, Costa Ferreira chiude un mercato stellare, contratto biennale per il centrocampista del Lecce, Infantino va via, ceduto alla Carrarese. Ieri appunto l'ultimo giorno di mercato, si chiude la finestra estiva, Speranza rimane in biancorosso. Per il portoghese si tratta di un ritorno con la maglia del Diavolo che aveva indossato nella stagione 2010-2011. 23 le operazioni, un organico interamente ricostruito, la mezzala arriva, l'attaccante parte, Bregasi a Chieti, Persia va alla Fermana. In questa tabella riepilogati tutti i movimenti del Teramo, della nuova proprietà Iachini, e in basso le due formazioni che potrebbe schierare il Teramo, i presunti titolari e le presunte alternative. Andiamo ora sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, ovviamente la fa da padrone il calciomercato con appunto la giornata di chiusura di ieri, ore 22, ecco qui la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ciao ciao Maurito, all'ultimo giorno l'Inter si toglie il problema più grosso, Icardi rinnova e va al Paris Saint Germain in prestito gratuito con riscatto non obbligatorio a 70 milioni, fiero di essere parigino. E poi una serie di richiami a fondo pagina, affare Toro al fotofinish preso Verdi per 25 milioni, Milan, Rebic nel tridente, Roma la carica di Mkhitaryan, speso oltre 1 miliardo e un primato, Inter e Juve sono le regine, appunto questo è il bilancio tracciato dall'esperto di mercato Carlo Laudisa. E ora il Corriere dello Sport che apre con le varie trattative finalizzate appunto nell'ultimo giorno, Icardi va al Paris Saint Germain, l'Inter lo dà gratis, l'armeno alla Roma, Mkhitaryan che rinforzi per Fonseca, Kalinic sarà il vice Dzeko. E poi ancora Gezal, la Fiorentina all'esterno arriva da Montella con Pedro e quindi Rebic, Milan ecco l'attaccante, scambio con André Silva, ma c'è spazio anche per il tennis. A fondo pagina Berrettini fa la storia e nei quarti agli US Open, travolto Robley in 3 set, 42 anni dopo Barazzutti, un italiano arriva così avanti a New York. E poi tutto sport con questa doppia apertura, il colpo è Higuain sul fronte Juve e sul fronte Toro, preso Verdi finalmente. Poi in taglio basso, Scirea per sempre nel cuore a 30 anni dalla morte, Lukaku dopo i Bu di Cagliari uniti contro il razzismo. E poi ancora in fondo alla pagina Leclerc, il vincere è il suo destino. E poi ancora mondiale di basket, l'Italia supera il primo esame, batte l'Angola e va al preolimpico, Berrettini Super arriva ai quarti. E ora torniamo sul centro, ma prima di sfogliare le pagine dei quotidiani abruzzesi vediamo il servizio realizzato dal TG6, il resoconto delle ultime ore di calcio mercato per quanto riguarda Pescara e Teramo.
Il mercato del Pescara si chiude con due operazioni. Nel pomeriggio Manuel Marras è passato al Livorno con gli Amaranto, che la spuntano su quello che poteva essere un obiettivo last minute per il Delfino, Enrico Brignola. In serata invece si è concretizzato lo scambio Ventola-Drudi con la Cittadella. Questo è il commento del presidente biancazzurro Daniele Sebastiani in collegamento con la trasmissione Replay. Non era una priorità per noi quella dell'esterno. Il mister ieri in conferenza mi sembra che abbia detto: se troviamo un'opportunità che è veramente migliore di quelle che abbiamo, allora sì, ma se no mettere un giocatore per metterlo non era nei nostri programmi. Che voto si dà lei per queste operazioni, perché sono tantissime? Ma io credo che il Pescara debba avere una sufficienza piena per quello che ha fatto, perché credo che sia una squadra che è ben impostata e poi col lavoro arriverà a fare anche belle cose. In Serie C invece il Teramo chiude con due grandi operazioni il proprio mercato, fatto di 23 arrivi con un organico praticamente ricostruito. In biancorosso arriva, anzi ritorna, Pedro Miguel Costa Ferreira da Lecce. Il centrocampista firma un contratto di 2 anni per una linea mediana a disposizione di Bruno Tedino, davvero di altissimo livello. Dopo gli acquisti di Arrigoni, Bombaggi, Mungo, Santoro, Ilari, Viero e Lasic, per un Costa Ferreira che arriva a una partenza come quella di Saveriano Infantino, che va a titolo definitivo alla Carrarese, e anche per l'attaccante si tratta di un ritorno in Toscana, dove aveva giocato nella stagione 2015-2016 prima del ritorno a Matera. Chi invece resta è Ivan Speranza, nonostante non sia più parte del progetto del diavolo. Permanenza anche per il portiere Lewandowski, che sembrava sul piede di partenza. Altro arrivo, quello di Filippo Florio dal Pordenone, il giovane terzino destro. Sarà l'alternativa a Cancellotti, che fino ad oggi era mancata. Scambi invece con la Fermana, con Angelo Persia che si trasferisce nelle Marche, e in cambio il Teramo acquista il portiere Luigi Valentini, che firma un contratto fino al 2022 con la società biancorossa. Altre uscite minori: i giovani Celentano e Bregasi vanno in Serie D, il primo si trasferisce in Puglia al Cerignola, mentre il secondo resta in Abruzzo e vestirà la maglia nero-verde del Chieti. Notizie che i quotidiani affrontano così. Siamo sul centro, Drudi sistema la difesa ma la punta non arriva, le mosse del Pescara, il Gioliento la va in prestito al Cittadella, Marras passa al Livorno, le ultime operazioni potrebbero indurre il tecnico Zauri a modificare i piani tattici e rivedere il 4-3 con cui ha iniziato la stagione. E poi in taglio basso la squadra deve crescere, il pubblico non si scalda, poco meno di 6.000 spettatori come un anno fa per la prima in casa, che in parte cancella le ombre di Salerno. E ora la Serie C, le operazioni del Teramo: Costa Ferreira, Valentini e Florio gli ultimi colpi, il centrocampista portoghese, il portiere, il terzino destro, rinforzi per Tedino, Infantino torna alla Carrarese, Persia va alla Fermana, Speranza per ora resta. Il presidente Iachini dice: abbiamo chiuso col botto, adesso tutti a fare l'abbonamento, la squadra ha bisogno dei tifosi. Proseguiamo e siamo al calcio di Serie D. Chieti, spunta l'idea Ciotola, il Pineto piomba su Yalov, i neroverdi pensano all'ex attaccante dell'Avellino, preso Bregasi dal Teramo, la punta gambiana vicina ai nerazzurri, Notaresco, Liguori verso il Livorno. Yalov chiaramente non è Lamin Yalov, centravanti della Salernitana, ma Suleiman Yalov, ex Agnonese ed ex Ascoli. E poi ancora per il campionato di eccellenza, Lucarelli aspetta Micciche sul fronte lanciano, i rossoneri contattano il Castelnuovo per l'esterno, piace Pellecchia. Avanti ancora, siamo sempre sui dilettanti, Gianluca passa al Tossicia, Coccione alla Pro Tirino. E quindi il basket, basket di A2, Roseto si alza il sipario, Norante, progetto solo. Presentata la squadra al Palamaggetti, il presidente carica: dobbiamo tenere accesa la passione per la pallacanestro, domenica il debutto in Supercoppa. E poi per quanto riguarda l'Amatori Pescara, ora è ufficiale, Verde Rossa guiderà l'Amatori Pescara. Andiamo a chiudere con le due pagine dello sport del Messaggero Abruzzo. Ecco qui, ripartiamo dalla pagina tutta dedicata al Pescara. Drudi, ultimo colpo Pescara, arriva il difensore dal Cittadella, in Veneto si trasferisce Ventola con la formula del prestito, Zauri blinda Brunori, ceduto Marras al Livorno, salta
l'acquisto del bomber Sebastiani Gongola, e questo il delfino che vogliamo. E poi ancora bravi a capire i punti deboli degli avversari, la svolta decisiva con il Pordenone quando si è deciso di attaccare a sinistra, e da lì sono nati i gol e le occasioni. Tornando al mercato, il 32enne Mirko Drudi può garantire esperienza, Gomez e Radaelli, due giovani per la primavera. E poi ancora sul fronte Serie C, preso Costa Ferreira, Teramo cede Infantino, arriva il centrocampista da Lecce, per lui si tratta di un ritorno, hanno creduto in me, l'attaccante alla Carrarese, scambio Valentini Persia con la Fermana, c'è Florio dal Pordenone. E poi la Serie D, una serie di richiami, ecco qui Chiedi un buon punto, ora si allenerà in città, da oggi al Sant'Anna, vista l'indisponibilità dello stadio Angelini. E poi ancora la Vastese si accontenta, trascinata dai suoi tifosi dopo l'espulsione di Bardini, la strada era in salita. Gaeta, reazione da squadra. E poi Pineto, troppe assenze, adesso bisogna serrare le fila. Dopo lo 0-0 contro il Fiuggi, il Pineto avrà il derby contro il Chieti domenica prossima. Noi ci fermiamo qui con questa edizione odierna di Mattino 6, Mattino 6 che chiaramente tornerà domani alle ore 8. Io vi ricordo intanto gli appuntamenti informativi con la nostra emittente, le tre edizioni principali del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23, e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo, il settimanale dedicato alla Serie C, in particolare al Teramo, condotto da Jacopo Forcella. Ieri abbiamo analizzato il mercato del Pescara con Replay, questa sera lo faremo con Proteramo, analizzando appunto il mercato della compagine biancorossa. È tutto, io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata.